Ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi vi voglio parlare di un esercizio molto figo che ho scoperto per caso durante uno dei miei allenamenti per evitare di andare a tirare una ginocchiata in faccia ad una persona che stava facendo la T-bar. Infatti, se vedete, se non sbaglio, nell'angolino del video che vi faccio vedere dopo c'è l'attrezzo per fare la T-bar. Ok? Per altri video che riguardano l'allungamento dei dorsali, voi potete andare a trovare nella categoria allungamento per i dorsali che c'è sul mio sito, nella sezione di mobilità articolare. Potete cercare allungamento dorsale sul mio canale YouTube. Quindi il mio sito racchiude in categorie YouTube, serve per cercare. Potete visitare la mia pagina, lasciatemi un like così dopo sono contento. Iscrivetevi al mio gruppo Facebook chiuso dove io condivido tanti contenuti che sono riservati alle persone che credono in quello che faccio. Ok, quindi oggi vi voglio parlare di un esercizio di mobilità delle spalle. Quindi, prima cosa, vi serve una spalliera. Ok? Oppure, volendo, potete utilizzare un rack mettendo una sbarra in alto e una sbarra in basso. All'incirca la seconda sbarra dovrebbe essere ad altezza dei vostri fianchi, ok? Un'altra cosa che vi serve, le fascettine per gli stacchi da terra, per evitare che diventi un esercizio di rinforzo dell'avambraccio e non un esercizio di allungamento per il dorsale. Tutto quello che io vi chiedo è di andare a prendervi alla spalliera, che è questa cosa che c'è qui dietro, sapete? Si può comprare questa cosa qua, è molto utile. Tante palestre non ce l'hanno, però è veramente utile. Ci dobbiamo appendere vicino a una delle due campate. Una volta che ci siamo sospesi, andiamo a promuovere una rotazione del busto e questo tipo di rotazione andrà lentamente a portare il braccio, o meglio l'omero, ok, in una posizione parziale di extra rotazione. Già questo farà aumentare la tensione a livello del dorsale perché il dorsale è un interrotatore. Una volta che ci siamo completamente ruotati, noi possiamo decidere di ruotare completamente fino a portare il braccio in supina oppure fermarci in questa posizione. Se siamo rigidi, quello che vedete è che tendenzialmente l'ascella non va ad aderire completamente alla spalliera, ma tende ad esserci leggermente questo angolo. Allora, se noi prendiamo l'altra mano e ci tiriamo verso la spalliera, principalmente all'altezza dell'ascella, siamo in grado di andare a stirare maggiormente tutta la muscolatura che impedisce di aprire completamente questo angolo, ok? Mantenere la posizione 30-45 secondi è sufficiente. Sappiate che è un esercizio molto tosto, riuscire a farlo senza la presina è veramente, veramente difficile, ok? Quindi spero che li apprezziate e ci vediamo al prossimo appuntamento.